allo showroom Murrina Classica Veneziana. Sconti del 40 e del 50%? Vieni presso il nostro punto vendita in via Matteotti 4042 ad Avellino. 10 giorni dopo siamo ritornati sul luogo del delitto, laddove si registrò la moria di 10.000 pesci. Perché di delitto si è trattato? E si tratta ora di stabilire chi è stato l'omicida. Fauna ittica distrutta, ma il timore è che l'inquinamento delle acque possa riguardare indirettamente anche la vita dell'uomo e di chi abita nella Valle del Sabato, lungo le sponde dei comuni di Piano d'Arco, Ardine, Arcella, Prata, Prato la Serra, Tufo e fin dentro al fiume Calore. Siamo in grado di dirvi cosa c'era nei pesci morti, perché possiamo anticipare i risultati dell'Istituto Zooprofilattico di Portici, che ha eseguito delle necrosi sui pesci, in particolare su 6 specie di cavedani che sono stati analizzati. Si conferma quanto aveva già detto l'ARPAC sulla qualità pessima di queste acque, con la presenza di nitriti ed ammoniaca, ma si aggiungono sostanzialmente Escherichia coli, nitriti che fanno ipotizzare nella relazione finale la moria dovuta ad uno sversamento di materiale organico. Ora non siamo tecnici e ci sono delle indagini da parte della Procura su questo tema, non possiamo spingerci oltre se non sollevare un dubbio: si è trattato di uno sversamento di aziende, di privati che hanno atteso le piogge del 4 settembre per inquinare con veleni le acque? Oppure, e il dubbio bisogna porselo, qui i depuratori non funzionano, la presenza di Escherichia coli in tal senso è indicativa e dunque non si tratterebbe di un privato pirata dell'ambiente, ma di un sistema pubblico legato alla gestione del ciclo delle acque e dunque ai comuni e alla provincia, alle regioni, agli enti competenti che stanno danneggiando l'ecosistema perché la depurazione non funziona. Ricordiamolo, l'Irpinia è maglia nera in Campania per la depurazione. Sono passati 10 giorni, si gridò allo scandalo, all'allarme, alla volontà di convocare tavoli immediati, subitanei, e invece forse si è perso tempo anche nel fare quelle indagini, se non si fossero attivati ambientalisti e qualche amministratore. Ora, 10 giorni dopo, cari comuni, che cosa vogliamo fare? I dati ci sono, le evidenze ci sono, ci stiamo avvelenando o qualcuno ci sta avvelenando? E questo è l'interrogativo.